Allora, ok, GoPro avvia registrazione. Spengo. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Quello che vi chiedo, la cortesia che vi chiedo è se vi piace il video iscrivetevi al canale, tanti lo stanno facendo, tanti ancora sono un pochettino titubanti. Cambiamo argomento e ci addentriamo un pochettino nel discorso fotografia. Si tratta di due oggetti che possono trovare tempo e spazio e accessibilità assolutamente a tutti. Nessun lancio, lo prendo direttamente io, mi è qua vicino. Allora, stiamo parlando di un oggetto molto particolare. È possibile utilizzarlo tramite app, è possibile utilizzarlo da tutti, accessibile. Parliamo intanto di marchio super conosciuto ormai, si tratta di Xiaomi, e questa è una stampante portatile, ha bisogno di questo. Allora, nella confezione troviamo manualistica in cinese, cavo di alimentazione e di trasferimento, ma più che altro di alimentazione perché lei ha una batteria incorporata. E questo è tutto quello che comprende questo prodotto. Posteriormente, accensione LED di stato di carica e Bluetooth, oltre alla connessione per quanto riguarda l'alimentazione. Davanti troviamo un piccolo sportellino da dove fuoriesce la fotografia, e un piccolo LED di stato. Allora, molto semplice il caricamento della carta. Si tira indietro questo coperchio. Questa è la risma di carta che andiamo a inserire in questo senso. Viene chiusa. E la stampante è pronta per l'utilizzo. Andiamo a vedere, andiamo tanto ad accendere la stampantina stessa, quindi tenete premuto per qualche secondo questo bottone, si accende lo stato di alimentazione della stampante, andiamo ad attivare il Bluetooth, andiamo a cliccare sulla connessione, in pochi secondi siamo connessi alla stampante. Adesso io farei direttamente un tentativo live di stampa. Andiamo a fare un brevissimo video in questo senso. Quindi noi giriamo così, facciamo la foto al gatto. Poi magari ecco, io mi riprendo. Ciao a tutti, mi raccomando, iscrivetevi, vi controllo, va bene. Nuovo gatto, fine, e questo è il video che è terminato. Perfetto, il trasferimento è completato. Adesso attendiamo che la stampante tiri fuori il nostro lavoro. Siamo andati a terminare, qua ci dà lo stato di completamento della stampa e andiamo a prendere la stampa. Questo è il risultato, sicuramente una degna stampa, piccolina, però insomma degna stampa del lavoro che abbiamo salvato. Allora, adesso vi faccio vedere una delle caratteristiche per la quale questa stampante è molto carina ed è la caratteristica della realtà aumentata. Quindi noi torniamo qui a casa, andiamo a selezionare Scan AR Photo Sound. Tutti, mi raccomando, iscrivetevi, vi controllo, va bene. Mi prendo, Cioè, vedete, ciao a tutti, mi adesso vi raccomando, faccio vedere. iscrivetevi, mi prendo, ciao a tutti, mi raccomando, Sicuramente da iscrivetevi, vi qua vedete controllo, bene. Foto ferma. Da ciao a tutti, qui mi raccomando, scansione live. iscrivetevi. L'applicazione anche è continuamente aggiornata. Di conseguenza vi dà tante possibilità per tanto tanto divertimento. Altra particolarità di queste foto è questa qua. Si divide dalla carta che c'è sottostante e si va ad applicare su una qualsiasi superficie aderente. Tanti utilizzi per questo oggetto veramente interessante e anche economico. Trovate il link in descrizione. Passiamo al prossimo prodotto. Bene, perfetto, passiamo a questo secondo prodotto che non è nient'altro, ne parlo veramente poco, è di una card che può schermare la vostra carta di credito. Sappiamo ormai che il contactless è praticamente alla portata di tutti e questa piccola carta, ripeto, a forma di carta di credito, posizionata vicino alle vostre carte, quindi nel portafogli, fa sì che le transazioni eventuali e fraudolente vengano bloccate perché, ripeto, questa carta va a schermare
una possibile transazione non autorizzata. È una carta che consiglio a tutti, costa veramente poco e vi dà comunque la sicurezza e la tranquillità di evitare eventuali mosse fraudolente. Si tratta della Insta 360 modello Go. Allora, all'interno troviamo la Insta 360 caricata e montata insieme al suo alimentatore e docking station, che poi sarà fondamentale per il trasferimento delle fotografie sui nostri dispositivi sia Android che iOS. Un piccolo stand, un altro piccolo stand a clip, una piccola basetta adesiva che si può mettere su qualsiasi tipo di superficie ovviamente aderente, e questo qua è una sorta di medaglione che fa sì che la nostra Insta 360 possa essere indossata in questo modo. Messo medaglione sotto alla maglietta, si prende la Insta 360 che ha un attacco, la possibilità di un attacco magnetico, si mette così e voi potete andare a mani libere in giro a fare le vostre bellissime riprese. Un cavo di alimentazioni e un cavo di trasferimento dati. Allora, questo è il modo di collegare la Insta 360 Go all'iPhone. Molto più semplice, perché per quanto riguarda Android dobbiamo andare a connettere, faccio vedere, dobbiamo andare a connettere questo cavo in dotazione in questo alloggio dedicato e poi connettere fisicamente la Type-C sulla presa del telefono. È un accessorio molto carino e anche economico per la Insta 360 Go, che consiglio a tutti, è questa custodia in silicone. Si inserisce molto semplicemente la parte centrale qui, che fa sì che la vostra Insta 360 sia sempre protetta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, condividete con i vostri amici e attivate la campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Ciao! Qualcosa che io non trovo. Dove l'ho messo? Perfetto. La carta. No, vabbè. La carta col gatto. Le mammocchette.